Cari amici, bentrovati, grazie di essere con noi alla rubrica religiosa Il respiro dell'anima. Quest'estate siamo stati in Brasile a celebrare la giornata mondiale dei giovani. Ci siamo recati in un convento, in un monastero, dove c'è una suora che ha il gusto dell'arte, è una pittrice, elabora delle icone bellissime. Vi proponiamo un servizio su questo monastero e sui dipinti di questa bravissima suora. Continua ancora il pellegrinaggio in Terra Santa, vi stiamo mostrando tante immagini molto belle e interessanti per capire i luoghi dove Gesù è passato. La rubrica termina come sempre con la buona novella, vi invito a seguirci e buona visione. A Itaquaquecetuba, a 50 km da San Paolo del Brasile, nel cuore della città, vivono le monache della congregazione Suore Oblate Benedettine di Santa Scolastica, in un convento costruito di recente. Durante la giornata mondiale dei giovani abbiamo visitato il loro convento. Trascorrono le giornate vivendo nel raccoglimento, nella lode a Dio, nella preghiera e nella fraternità, a servizio della carità. Sono Suor Maria Ignazia e faccio parte della congregazione delle Suore Oblate Benedettine di Santa Scolastica, che è nata a San Vito dei Normanni, riconosciuto ufficialmente nel 1944. Dal 1996 ci troviamo qui a Itaquaquecetuba, nella grande periferia di San Paolo. E siamo arrivate qui per una presenza monastica nella parrocchia Nostra Signora d'Ajuda e per aiutare anche nella formazione degli agenti di pastorale per i catechisti e anche per fare catechesi. In questa comunità sono presenti 6 suore, ma la comunità nella realtà è formata da 9 suore perché 3 si trovano in questo momento in Italia. Lo scopo della nostra missione qui è proprio questa presenza orante nell'ambito della parrocchia. Poi naturalmente è una presenza principalmente di ascolto e di accoglienza a chi ha bisogno e anche di aiuto materiale per chi ne ha bisogno. Cerchiamo di vivere nella nostra comunità l'equilibrio perfetto tra la contemplazione e l'azione, in modo tale che tutto quello che sono le nostre attività siano quello che è il frutto della nostra preghiera, che le nostre attività siano frutto della nostra preghiera. È la nostra preghiera che si deve trasformare in azione. Mettono a servizio i doni che Dio ha dato a ognuna di loro, come Suor Ecclesia, che è un'artista e dipinge icone. La passione forse è nata con me, perché nessuno me l'ha detto, nessuno mi ha indicato questa strada. È stato un percorso naturale che cammin facendo le cose sono accadute naturalmente. Poi ovviamente è il mio modo, oggi lo capisco, il mio modo di pregare e di fare missione, perché non so fare altro. E non passa un giorno, è molto difficile passare un giorno che io non tenga i pennelli in mano, ma non perché cerco di farlo, accade, avviene così. Allora, questo dipinto della nostra chiesa è stato il primo grande dipinto che ho fatto dopo i vari corsi di iconografia. Una sfida grande, anche un po' inconsequente, perché, ripeto, come primo, molto grande, dovevo salire sui ponteggi, non sapevo come dovevo venire, però c'avevo un poco di voglia inconsequente, no? Ho detto, vediamo che cosa il Signore può realizzare attraverso di me, anche per poter regalare qualche cosa alla nostra madre generale, a questa comunità, come frutto di lavoro delle mie mani. Allora, al centro abbiamo messo il Cristo Pantocratore, come presenza, Cristo come il centro, no? Quindi c'è il Cristo nella gloria, nella sua gloria, rappresentata dalla mandorla e dal stuolo di angeli che gli stanno accanto in adorazione.
il Signore benedice con una mano e con l'altra regge il libro con la scritta: io sono il cammino, la verità e la vita. Sotto ci sono i vari simboli eucaristici, il pesce, il pane, il frumento, la vite, e anche il simbolo della Chiesa, no? La barca, con il nostro simbolo benedettino, Pax. Da un lato invece c'è la Madonna della Trinità, il nostro monastero è intitolato alla Madonna della Trinità. È una rielaborazione della Trinità di Rublev, e questo veramente è stato un regalo per noi, perché volevamo un'immagine che fosse per noi un simbolo, no? Per questa comunità, e non esisteva una Madonna della Trinità, anche se il titolo del monastero dall'inizio è stato questo. Il Signore ci ha regalato proprio questa forma, è venuta così, non ho fatto nessun progetto, niente, come frutto della volontà del Signore proprio, perché i tre angeli che noi vediamo sull'altare della Trinità di Rublev sono retti qua in questa icona dalle braccia della Madonna, la coprono completamente. Lei con le braccia accoglie la Trinità tutta quanta e forma con le sue braccia e la Trinità in sopra come se fosse un calice. Poi lo Spirito Santo, l'angelo di destra, come dice il Salmo, no? Che la copre con l'ombra della sua mano, con la sua ombra. Quindi è il momento della concezione. Dio Padre dice al Figlio che deve incarnarsi nel seno della Vergine Maria, lui accetta, dice di sì, e lo Spirito Santo che la copre e realizza questo momento della concezione nel seno della Vergine Maria. L'altro lato invece, siccome è la nostra cappellina del Santissimo, c'è l'agnello sgozzato, che è pure lui simbolo del Cristo, ma è anche questo glorioso, anche se c'è la croce dietro, si vede che è un agnello imperiale, è glorioso già. Quindi c'è pure la risurrezione, c'è la crocifissione e c'è la risurrezione nello stesso tempo. Ecco, come l'arte può aiutare l'uomo del terzo millennio a comunicare con l'infinito, con il divino, con il trascendente, con ciò che è inesprimibile? Io penso che proprio come mi aiuta a me, perché alle volte succedono delle cose che io non so dare una spiegazione con le parole, con i sensi, con niente. È una cosa che tu la percepisci e basta. È il Signore veramente che agisce e realizza quello che vuole poi tramite l'arte, anche i colori, perché sono delle sensazioni. Io dico che l'iconografia tocca tutti i nostri sensi, quasi quasi anche l'odorato, il palato, perché ci sono delle cose che noi mangiamo pure in cucina, no? L'uovo, il vino, poi c'è il profumo della lavanda insieme, poi tu devi, l'iconografo se non lavora con le mani non sta bene, perché deve impastare il gesso per preparare la tavola dove deve andare a dipingere. Anche io poi quando lavoro divento una tavolozza io stessa, le unghie per le cose più piccole. Quindi diventa una tavolozza, quindi bisogna lavorare e immergersi veramente, tutta la persona entra dentro un'opera che sta realizzando. E il Signore poi alla fine ci fa stupire dalle cose proprio che realizza tramite l'uomo, tramite delle realtà, delle persone che alle volte non sa che cosa veramente va incontro, sta andando incontro. E alla fine avviene la contemplazione. Ho detto: Signore, veramente, guarda, hai fatto questo, abbiamo fatto questo. Quindi io credo che la bellezza in un mondo che è tutto pieno di tante cose brutte, noi sentiamo tante cose brutte, né? Anche noi che siamo fuori, dentro il monastero,
Sappiamo, vediamo, siamo a conoscenza che ci sono tante cose brutte là fuori, e un poco di bellezza io credo che sia un'oasi di refrigerio in mezzo a tanta sofferenza. Dice Dostoevskij, la bellezza salverà il mondo. Le monache, con la costante ricerca di Dio, sono un segno per il mondo di oggi bisognoso di fraternità e di bellezza. Da Gerico prendiamo la strada verso Gerusalemme, attraversando il deserto della Giudea. Rileggiamo la parabola del buon samaritano e del malcapitato che da Gerusalemme si recava a Gerico e incappò nei briganti. Il deserto della Giudea si presenta in forma collinare con le grandi vallate, i wadi, con il suo aspetto arido e pietroso. È il deserto, appunto, che ha una grande memoria e un grande richiamo biblico, il deserto del Sinai, dove il popolo chiedeva a Dio il cibo, chiedeva la carne, chiedeva l'acqua, luogo della tentazione, ma anche luogo dell'alleanza di Dio con gli uomini. È proprio qui che facciamo un'esperienza di pellegrinaggio molto viva e interessante, il silenzio abitato da Dio, il silenzio dove Dio parla. Il deserto allora non è solo il luogo dell'aridità, ma anche il luogo della presenza e della ricchezza di Dio in chi cammina per incontrarlo. Risalendo dal deserto della Giudea, facciamo sosta a Betania, il luogo dove Gesù si recava dall'amico Lazzaro e dalle sorelle Marta e Maria. È qui che la tradizione vuole che Gesù risuscitò Lazzaro e disse a Marta: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà in eterno». Finalmente giungiamo a Gerusalemme. Quale gioia quando mi dissero: andiamo alla casa del Signore, e ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme. E questo il salmo della gioia dei pellegrini che salivano e venivano qui al Tempio di Gerusalemme, ma anche la nostra preghiera, pellegrini qui nella città santa, nella santa Gerusalemme, luogo di preghiera e di pace, luogo comune alle grandi tre religioni, l'ebraismo, il cristianesimo e l'islamismo. Gerusalemme è detta la città di Dio, da essa tutti sono nati, è la sorgente della vita e la città della pace. Di buon mattino ci rechiamo sulla cima del Monte degli Olivi al luogo dell'Ascensione. L'attuale cappella, costruita dai crociati e modificata dai musulmani in moschea nel 1187, è il luogo dove la tradizione vuole che Gesù sia sceso al cielo. Dal luogo dell'Ascensione di Gesù ci rechiamo alla chiesa dell'Eleona. Siamo nel luogo cosiddetto Eleona, il luogo degli ulivi, un oliveto, dove è stata anche Sant'Elena, la mamma di Costantino. È qui che la tradizione vuole che Gesù abbia insegnato il Padre Nostro. Oggi su queste pareti si vedono le tante maioliche in tante lingue del mondo che riportano la preghiera che Gesù ha insegnato agli Apostoli. È bello pregare proprio qui la preghiera che Gesù ci ha insegnato.
la chiesa del Dominus Flevit, che si affaccia sopra la città di Gerusalemme, ha una particolare architettura, dando l'idea di una lacrima. Gesù, quando fu vicino alla vista della città, pianse su di essa dicendo: «Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una chioccia i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto». Al Dominus Flevit, dove Gesù pianse guardando Gerusalemme, vediamo una pianta di spine. Sono quelle piante da cui venne fatta la corona di spine che venne messa sul capo di Gesù. A poca distanza dal luogo dove Gesù pianse c'è la grotta del Getsemani, dove è stato ritrovato il frantoio per l'olio. In questo luogo Gesù venne tradito da Giuda e catturato. Uscendo dalla grotta del Getsemani, entriamo nella chiesa vicina della tomba della Madonna. Nella cripta è conservata la tomba o pietra sepolcrale della Madonna. È stata tagliata e isolata dalla roccia circostante. Ha tutte le caratteristiche di una tomba del primo secolo. Il luogo è custodito dai greci ortodossi. Ευλογείται ήλιος και σελήνη, άστρα του ουρανού τον Κύριο. Nella contorsione del tronco queste piante di olivo ci riportano a Gesù. È qui che ha pregato nel momento dell'agonia, sudando e sudando sangue. È qui il momento del dolore, il momento dell'angoscia. Queste piante che hanno partecipato a quel dolore parlano oggi anche a noi di un amore dato e di una pace che ci è stata regalata. La chiesa dell'agonia, con le vetrate di colore viola, invita al silenzio e alla riflessione. Tutta la costruzione e i suoi particolari parlano di tristezza, di sofferenza e di pianto. Al centro del presbiterio è conservata la roccia dell'agonia di Gesù. Le persone si inginocchiano e pregano. I bellissimi mosaici mostrano Gesù che prega e suda sangue, il tradimento di Giuda e l'arresto. Dopo una breve pausa pranzo, varcando la porta di Santo Stefano, ci rechiamo a visitare i resti della piscina probatica. Era circondata da 4 portici, sotto i quali si trovavano malati di ogni genere. In questo luogo Gesù guarì il paralitico dicendogli: «Alzati, prendi la tua barella e cammina». La chiesa di Sant'Anna, vicino alla piscina probatica, è il monumento più caratteristico e meglio conservato dell'arte dei crociati. L'acustica è davvero sorprendente. Sotto la chiesa vi è la cripta dove sin dal V secolo è ritenuta il luogo dove è nata la Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie il peccato del mondo. Ecco colui del quale io dissi:
Dopo di me viene un uomo che mi è passato avanti, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare con acqua, perché egli fosse fatto conoscere a Israele. Giovanni rese testimonianza dicendo: ho visto lo Spirito scendere come una colomba dal cielo e posarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma chi mi ha invitato a battezzare con acqua mi aveva detto: l'uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo. E io ho visto e ho reso testimonianza che questi è il Figlio di Dio. Il Vangelo di questa domenica comincia con le parole: Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui. La prima immagine che il Vangelo ci dà di Gesù è che è un camminatore che passo dopo passo si fa più vicino verso ognuno di noi. È Dio in cammino per tutte le strade per raggiungere ogni uomo. Viene verso di noi non per conquistare, non per giudicare, ma per essere l'agnello che toglie il peccato del mondo. In tutte le religioni il sacrificio consiste nell'immolare qualcosa a Dio. Nel cristianesimo invece è Dio che si immola per noi. Invece di chiedere sacrifici, Dio sacrifica se stesso perché non ci sia difetto nell'amore. Gesù è l'innocente che si è caricato delle colpe e dei peccati di tutti espiandoli sulla croce. Se proviamo a chiedere all'uomo di oggi: perché c'è la fame e la mancanza di cibo nel mondo? Perché le guerre, le violenze e le sopraffazioni? Perché le faide e lo sfruttamento dei bambini? Di solito si risponde: non sono io il responsabile, è colpa degli altri. Gesù invece si carica di tutti i mali del mondo e li porta e li toglie. Togliere il peccato del mondo e far cambiare strada alla storia. Il vero agnello di Dio è solo Gesù Cristo. Da Lui possiamo apprendere come fare per aiutare, soccorrere, sollevare, integrare, farci carico dei pesi degli altri, essere fratelli attenti e premurosi. Ascoltiamo allora questa parola, accogliamola. A tutti buona settimana, pace e gioia.